C'è un via vai di scatoloni nell'abitazione dell'avvocato Gerardo Marotta. Sembra un trasloco di mobili a tutti gli effetti, con tanto di carrello elevatore. È invece uno sfratto, lo sfratto della cultura napoletana. Negli scatoloni, infatti, ci sono i 200.000 volumi rimossi dalla biblioteca dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Palazzo Serra di Cassano, a via Monte di Dio. Autentico presidio della cultura partenopea, allestito in oltre 30 anni da Gerardo Marotta. L'istituto è costretto a chiudere perché non riceverà più fondi dal governo e non ha risorse disponibili per sostenere ulteriori fitti. I volumi saranno ora trasferiti in un deposito di Casoria, a disposizione della Polvere e non più dei numerosi studenti e ricercatori che ne hanno beneficiato in tutti questi anni. Vincenzo Cuoco dice che nulla di ciò che c'era vivo a Napoli. La cultura poi è perduta, né si può rifare. Questo diceva Vincenzo Cuoco. Noi ci siamo messi all'opera per rifare quella cultura, per riprendere quella grande tradizione del Settecento. Ma nessuno ha capito che era un problema di salvezza della civiltà. Era un problema di tutta l'Europa, perché la fine di Napoli aveva segnato la fine di tutta la vera grande politica europea. L'attuale classe dirigente non poteva capire, perché non era una vera classe dirigente, e quindi non poteva capire il grande lavoro che noi stavamo facendo. L'avvocato Marotta, che auspica ancora un intervento delle istituzioni, sia locali che nazionali, punta il dito contro l'attuale governo regionale, che non avrebbe dato seguito alla delibera per la realizzazione di una biblioteca pubblica regionale. La regione aveva avviato un progetto con fondi europei, 6 milioni e 800 mila euro, per costruire la biblioteca, comprare l'immobile di Piazza Santa Maria degli Angeli e organizzare la biblioteca. C'erano 6 milioni e 800 mila euro dell'Europa. Questo programma è andato avanti per 10 anni, non si è combinato niente. Alla fine è venuta la nuova amministrazione e la nuova amministrazione ha detto: ah, ma in questi locali ci vanno anche i libri che la regione riceve in omaggio.